Chatto con il vecchio profilo di Dennis Dosio. Oh no. Ciao Alessandra, come si chiama tua sorella su Instagram? Così le scrivo in DM. Era per gli auguri di compleanno e basta, vero? Andrea Bocelli. Cosa? E come ha fatto a rispondere? Ho fatto amicizia con Berro Fronzo. Allora, io ho molta paura ad aprire questa chat e quindi l'aprirò con... No, no, no! Malgioglio. Chi è? Cristiano, io e la mia amica... Ti adoriamo. Cuore. Informazioni importanti. Stasera abbiamo una Forms Night. Allora, molto brevemente, il format di stasera è la tua chat con un VIP. Molto semplice, molto lineare, però ci sta. Step numero uno: comprendere il form. Qual è il form? Il form dice la tua chat con un VIP. Quindi stasera dovete inviare uno screenshot di una vostra chat che avete avuto con un VIP. Ora, che cos'è un VIP? Un VIP è una very important people. Cat Vale, che cazzo è? Cat, non lo so, fammi parlare. Qualsiasi persona, sia uno youtuber, un calciatore, un VIP generico, il presidente della regione Puglia. Allora Simone, fammi vedere la tua chat con Joe Biden. Pensavo fosse un vero troll e invece è davvero una chat con Joe Biden. Entrambi seguite Barack Obama. C'è una cosa che hai trovato un punto in comune con Joe Biden. Hi, what's up, happy new year. E poi gli hai mandato un reel. Secondo me sai perché non ti ha risposto? Per i reel. Jack Salad, S lunga, ma anche una chat con Giovanni Rana ed Emerald. Cosa? John Lemon sempre nel cuore. T'ha pure risposto. Ma che cosa vuol, Som? Ma non ci posso credere. Voglio scrivere anch'io all'S lunga. Clap clap all'S lunga. Edoardo fa cose. Chi è? Mi puoi sbannare dalla chat live? Please, dopo mi puoi sbannare dalla tua chat della Libe. Edo, il moderatore mi sbanna dalla chat, aiutami tu, please. Edo, dopo vieni su Discord. Edo, dopo vieni su Discord che chattiamo per la live o vieni sulla chat di Roblox. Edo, puoi sbannarmi dalla chat dopo la live? Cos'è successo? Allora, io stavo giocando perché stavo scrivendo, mi date una sub, ma per gioco perché volevo vedere se, se dovessero dismetterla. Ma mi hanno bannato, quindi ho fatto richiesta di ammissione. Ma niente, ho parlato pure con il moderatore. Ma niente. Guarda, io sono abbastanza sicuro. Io conosco Edoardo e lui è una persona tranquillissima. Ma stai attento a non beccarlo mai dal vivo. Se ad una fiera lo becchi, stagli alla larga. Perché se gli dici che sei la persona di questa chat, Edoardo fa cose e potrebbe alzarti le mani. È un cantante che parteciperò a Sanremo che manco ascolto. Quel giorno avevo bevuto molto. Tu hai inviato a Setu questa cosa e lui ti ha pure risposto. Chi è sto VIP? De Magistris. Chi è De Magistris? Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli. Cosa? Volevo solo dirti che ci manchi tanto, sei il re di Napoli. Torna presto! Hai una chat col sindaco di Napoli. Kylian Mbappé. Chi è Mbappé? È il sindaco di Napoli, pure lui. Tripletta oggi, mi raccomando, se no perdo la schedina. Mbappé, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un miracle? Tu es le meilleur. Bello che non t'ha pure risposto, te lo meriti, te lo meriti davvero. Dave Rogers, quello che canta Deja Vu, leggete Initial D. È lui? Allora, aspettami. Questo è quello che ha cantato Deja Vu. I just been in this place before, higher on the street. Cioè, quindi lui è italiano, quello che ha fatto la canzone di Initial D, e vive a Bangkok. Dorian B mi ha fatto gli auguri. Non era il mio compleanno, volevo flexarlo con i miei amici. Hai preso in giro Dorian B. Hai preso in giro Dorian B, ma io non ci posso credere. Ma sei una merda. Povero Dorian B. Ciao, oggi è il mio compleanno, mi fai gli auguri per favore. Se Dorian B sapesse questa cosa, mamma mia. Ma guarda, io adesso lo avviso. Era per il meme, Anna Montana spagnola. Dai, forza. A parte che come ti chiami, era per il meme. Spero ti piaccia il viaggio a Bucarest. Ok, va bene. Non so se tu veda i DM, né se ti ricordi mai di una ragazza al Fantasy che ha chiesto il video saluto per l'amica. Comunque devo comunicarti che io e l'amica ora siamo insieme. Grazie per la benedizione, Sedia. E vi dichiaro sgabella e sgabella. Felicissimo per voi. Ti vogliamo bene, Sedia. Sedia è la persona più wholesome del mondo. Se solo sapeste quello che mi dice quando parliamo in privato. Tommaso, i liftiva. Davvero? È una chat con il tipo. Tommy, Gilberto il nano. Chi è Gilberto il nano? Gilbert Nana. A parte che brutta ste emoji così. Grande Gilbert. Va bene, non so chi sia Gilberto il nano, però skipperò avanti. Spero non sia davvero un nano. Bertra, che bello, voi parlate di Warhammer. Ma è bellissimo parlare di Warhammer. Che figata, tra l'altro. Lorenzo, disgascia, capo Gabbana, principe del Mississippi. Madonna. Ti ha inviato un link di WeTransfer. Ah, vabbè, sarà tipo la promo per l'album, suppongo. Air Vigor Solf Italia. Vai, su
sono curioso. Mi spiegate perché ogni volta che bevo con una delle vostre seagulls in bocca devo andare in fiamme? Cringe. Hanno, li hai cringiati un botto. T'hanno fatto proprio Tearless Raptor è una risposta che prima da un commento pubblico. Non so se conta. Grande Tearless Raptor. Tearless Raptor ne capisce veramente. La persona più giusta del mondo. Matteo Saturn, uno youtuber di 98k. Minchia. I vips. La sedia con... a due gambe. Ragazzi, sedia non è un vip, eh. Non t'ha pure risposto. 65 euro per una pizza col prosciutto. Ma siamo matti, con cosa è fatta? Con farina d'oro. Da quando ho detto a sedia di smetterla di rispondere ai direct, sta molto più calmo. Non è un quadripede. Che è un quadripede? Shrek is love, Shrek is life. Ecco perché la sedia a due gambe non ti risponderà mai. Perché quando entra nella tua chat vedrà che gli hai scritto Shrek is love, Shrek is life, e ti ignorerà malissimo. Charles Leclerc è il pilota. Auguri Charles, buon compleanno. Secondo me l'ha letto. Shamzi, vorrei chiederti due cose. Che build stai facendo? Visto che sembra una bella roba. Poi per caso sei di Prado, la mia città. Shamzi, Shamzi ha 692.000 follower. Stavo per dire che Shamzi dovrebbe tirarsela meno. Capisco perché non rispondo. Sanguisuga Pog, vabbè, Sanguisuga Pog repostano pure se scrivi qualcosa. Looks like nut. T'hanno pure risposto, ma è bellissimo. Grandi Sanguisuga Pog. Chi è sto VIP? Boh. Ciao, sono stato fan. Oggi un mio compagno mi ha detto che ti ha incontrato. Spero di incontrarti anch'io. Ho detto questo, buona serata. Se posso difendermi dall'essere una cattiva persona, probabilmente ero impegnato perché non l'ho nemmeno letto. Un tizio che gioca ad Ark. Cioè, tu mi hai detto che questo gioca ad Ark. Tu gli hai scritto: dovresti fare un server. Per cosa? Per Ark. Non gioco più ad Ark. Bad ending, bro. Veramente bad ending. Come ti chiami? È la Philadelphia, cosa? Adoro la vostra Philadelphia. Grazie mille, Aldo. Come ti piace gustartela? Raccontaci tutto. Madonna, che viscidi. Mi piace... Ci stanno provando palesemente con te, bro. Mi piace tantissimo gustarla. Magari sopra un po' di sushi. È davvero squisita. Emoji della bava. O magari dentro un panino accompagnato con altri ingredienti. Oppure semplicemente su una classica bruschetta. È davvero wow. Ma tu gli rispondi pure. Madonna, cioè, questa è una chat di sexting. Ci fai venire l'acquolina in bocca, emoji. Ragazzi, Philadelphia, maniaci sessuali. Chat con il vecchio profilo di Dennis Dosio. Oh no. Il cappello che è svolazzante, la cina e le mutande, le lentiggini sul naso e il fiore nella coperta. Ciao Alessandra, come si chiama tua sorella su Instagram? Così le scrivo in DM. Era per gli auguri di compleanno e basta, vero? Peppe, Ludovica Pagani. Oddio, anche la zanzara ti ama. Sbavava, ovvio. Era un ahaha, oddio, ho sbagliato a scrivere. Nel 2019 tu hai scritto a Ludovica Pagani su Facebook. Edoardo fa le cose. Edo, vai a letto, è tardi. Corro. È un uomo sposato. Basta. Chi è sto VIP? Barbascura X. Signor Barbascura, se la invitassero a fare una spiegazione speciale su qualcosa che interessi la scienza ad un'assemblea di istituto al piano di Rosa, accetterebbe? Non faccio queste cose, purtroppo. Non ho un buco. Sono piano fino all'anno prossimo. Va bene, scusi per il disturbo. Barbascura X, io dovrei prendere esempio da Barbascura. Adesso mi metto a rispondere ai direct. Mi sento in colpo. Chi è sto VIP? Poggo Doggo. Oggi Poggo Doggo mi ha scritto su WhatsApp. In sella al suo destriero, catamarano, con in testa un sombrero, una brocca in mano, pronto a torturare l'amico di sempre, o meglio dire nemesi di sempre. Auguri per i 100k. Cuore, cuore, cuore. Oggi mi ha scritto, vi leggo subito la mia chat con Poggo Doggo. Ciao Poldo. E io gli ho risposto: ciao brutto figlio di puttana. Angelica, ciao Polder, in lontano 2015 ed ero una fan 14enne sfegatata di FabiG. Avevo una fanpage dove facevo edit su di lui. Oh mio Dio, bellissimo. Madonna della Madonna, vero che mi vuoi bene? Lo sai già. No vabbè, grazie idolo. A 21 anni rendersi conto di aver avuto una fanpage di FabiG è tipo... l'hai fatto. C'è uno step di vita da fare. Andrea Bocelli, cosa? E come ha fatto a rispondere? Rick Astley, vai, vediamo che hai fatto a Rick Astley. Daniele, se Rick Astley potesse sparare... Giorgia Meloni, dai, ti prego, dimmi che è Giorgia Meloni. Non è vero, dai, dimmi che è fake sto screen. Dimmi che è vero, non è Giorgia Meloni, non mi fido, è fake. Ho fatto amicizia con Berro Fronzo. Allora, io ho molta paura ad aprire questa chat, quindi l'aprirò qua. No, no, no! Caparezza. Uè, Caparè, zitto medico. È fake. Malgioglio. Chi è? Cristiano, io e la mia amica ti adoriamo. Cuore. Allora, se posso, questa è stata la Forms Night più merdosa di tutte. Prossima Forms Night, ragazzi, vi chiedo di inviarmi il pisello.